Has an answer. Buonasera amici, ben anche se sono da solo. Answer. È un pazzo? Alzo answer. Allora, buonasera amici. Va destabilizzato, destabilizzato. Benvenuti nel mio mondo, tutti i giorni so così. Anche io. Il mio. Eppure perché tu sei me, cioè nel senso sì, è un dare. È il neurone. Bentornati alla nostra discarica e benvenuti in questa nuovissima live. Stasera continuiamo. Tu comunque ti sei attaccato troppo, io non lo so sempre. Io perché... Ok, no, se poi avvicinati un po'. Perché ho notato le ultime volte c'è come il barone Asciura ci divento io. Goldrick, così. Siamo... Allora, Trials and Tribulations. Oh. Allora, ecco qua, con Trials and Tribulations carichiamo lo State. Lord State. Ecco! Oh. Ok, andare. Bene. Lei è la vera Iris? Sì, sono stata appena liberata dalla caverna sacra. Devo ammettere che lei e sua sorella siete identiche, almeno a prima vista. Comunque... pare che tutto sia stato chiarito, finalmente. La tragedia del Tempio delle Sensitive è giunta al termine, per fortuna. Vedete, hanno cagato. Come c'era proprio che gli sta smarmottare. Nel corso della mia lunga carriera ne ho viste di cotte e di crude. E tutto ciò mi ha fatto capire una cosa. Ogni caso è una storia a sé, che avviene in un mondo ogni volta diverso. Per capire pienamente ognuno di questi mondi, bisogna immergersi completamente in essi. Ed è proprio questo che ha sempre fatto la differenza fra me e mio fratello. E che ti raccontassero, Davide, tu? Non ci avevo mai pensato. Ma poi, anche sti cazzi, in senso... Comunque, ecco, credo sia ora di giudicare sorella Iris del Tempio Azzakura. L'accusa ha un testimone finale da convocare. Oddio, se è Larry me ne vado. Sì, ma la vedo prima io che sto vicino alla porta. Chi è il testimone finale dell'accusa? Io. C'è una persona che ha assistito all'intero evento e porrà fine a questo caso. Ah, cosa? Gliattona lì alla... L'abbiamo detto i bambini. Ah, richiama, questo è scemo, eh. C'è qualcuno che ha assistito al delitto? La stessa persona che ha visto sua madre morire davanti ai propri occhi. Ah, beh, infatti manca Maya. Ma prima ci prenderemo una bella pausa. Devo cagare. Sto già scorreggiando come un pazzo. Dobbiamo aspettare che la signorina Fay si riprenda prima di interrogare anche il mio intestino pigro. Che sta fa così? Sta proprio a smarmottare, guarda. In qualche modo riesce a cavartela senza aver capito nulla del caso. È solo grazie a una donna incantevole che viene a salvarti all'ultimo secondo. Ma che vuoi? Come si permette? Ma questa volta non succederà. Per Dio, ah no, per Dinci, questa volta dovrai farcela da solo. Basta così, l'udienza è sospesa e la cacca è scesa. Troppo tardi. Sì, abbiamo fatto da, possiamo anche procedere. Ieri, quando ho incontrato Ieri! Ah, ok, no, quando non stava il lucchetto. Ah, io okay. Pensavo quella notte del delitto. È l'altro ieri, quell'altro. Poi così. No, in effetti. Ma c'è una cosa ancora più importante che devo assolutamente sapere. Porta le mutande, no? Non le porti? Alcuni sospettarono che mia sorella fosse coinvolta nel delitto. Alcuni? Si riferisce a... Sì, a quei due avvocati difensori. Mia Fay e Diego Armando. Ecco. Ci colleghiamo, Ma stiamo arrivando, eh? Quindi il veleno è servito per avvelenare Mia e Diego. Ok. Perché no, l'abbiamo sentito non so quanto tempo fa sta cosa che ha avvelenato due avvocati. Sì. Iris, c'è un'ultima cosa che vorrei chiederle. Sì? Ma stai mutando, però? Intorno alle 22:30 ho ricevuto una chiamata al cellulare. Bip. Vai, fai io. C'è un problema. C'è un problema, vieni subito al tempio mistico. Il tempio mistico era irraggiungibile, vero? Esattamente.
Non possiamo lasciare un cadavere qui. Bene, allora fai come dico io. Fai il pendolo. Col pendolo. Sono stata io a ricevere il cadavere della vittima. Salve, sono la voce del telefono. Sì, il bastone. Sì, il bastone. Vai. Ho caricato lì il corpo sulla... Iris, un'ultimissima cosa. Ma stai mutando, prima che stavamo dentro. Ah, ok. Mi dica chi l'ha chiamata al cellulare, mi dica il nome del vero assassino. Sono stato io. Shelly the Killer. Shelly the Killer. Montare con il cellulare, guarda. Imputata? Sì. Il giudice l'ha convocata, vuole vederla subito dentro il suo ufficio. E di solito sono napoletani. Sì, no, mi è sorpreso che vuole il giudice. Ah, a qualche domanda che deve fare a riguardo a Dalia Odorn. D'accordo. Gamba bella, Simpson. Più tardi le dirò un'ultima cosa. Oh, ok. Ha qualcos'altro da dirmi? E le mutande, no, sta macchiere. E glielo dice dopo, no, quello in privato. E chi è il vero assassino di Misty Fay? Chiunque... Stavo dando la risposta? Sì, stavo a leggere il messaggio, okay. Lo sapremo. 10 febbraio, ore 15.36, Tribunale Distrettuale, sale udienza numero 7. Cacato? No, abbiamo cacato il giudice. Oh, molto bene, che l'ultima testimone sia chiamata a deporre. Magari chiama... La gallina Rosita. Ah, no, deve deporre. Molto bene. Va bene tutta questa. Ha cagato, che cazzo. Lei ha assistito all'omicidio di Elise Doxnim. Bravissimo, sei diventato un number one. Mi sono picciato su Elise, pensa. Dico bene? Tieni alta quella testa e parla chiaramente. Poi avrai tutto il tempo per piangere. Vabbè, stai calmo tu. No, un motivatore, un motivatore. Sì, un demotivatore. Sì, al Tempio Mistico. Devo dire, giusto. Testimonianza! Ah, deposizione del testimone! Giusto? No, fino prima! No? Ah, deposizione del testimone! Ma non ho visto! Benissimo. Pare che la sola testimonianza non ci aiuterà a identificare il nostro assassino. Silenzio, silenzio in aula! Signor Godot, mi spieghi cosa sta succedendo! C'è il segretario perché lui non capisce! No. La purezza del latte è aggiunta alla perfezione del caffè. Un disastroso caffè latte. Buono il caffè latte. Punto. Com'è disastrosa la condizione mentale della nostra povera testimone? Caffè latte? Ora ci capisco meno di prima, procuratore. Io sono pure intollerante al latte. Ecco, mi sono cagato. Per quello. Le parole della difesa sono il latte e tu sei il cucchiaino, nonno. Quello, lascia un po'. Sarei un cucchiaino? Preferirei essere un martelletto piuttosto. Vabbè, non sta bene. Non gli è d'accordo pure tu, sei giù. Questo significa che Maya Fey ha visto quella persona misteriosa, nonostante fosse così buio da non riuscire a vedere in volto l'aggressore davanti a lei. Si può sapere dove vuole arrivare il signor Bright? Lo sapremo la prossima volta! Ciao. Siamo bassi. Siamo un po' incurvati. Siamo un po' attopati, attapirati. Siamo attapirati perché sì. Perché sì, è ora di basta. Di stare zitti, attapirati tutti. Così, tutti belli e ecco. Detto questo, amici, noi ci vediamo domani alle 22 with Pokémon Sword. Grazie. E dobbiamo battere Pupui. È ora di basta con sto cuore che non si riesce a battere. È ora di basta. Oh. E ciao. Vabbè, sì. Ciao. Cosa dire in questi casi? Ciao. Ciao.